Mister Zavattieri, passato ecco la paura con la Lupa Castelli Romari, ecco dalla paura alla gioia, adesso c'è questa ultima trasferta della stagione, ecco possiamo dire bisogna onorare il campionato, ecco ci sarà possibilità di vedere qualche esperimento oppure appunto proprio questa esigenza porterà comunque la Juve Stabia a giocare a Monopoli sempre più, comunque con un modulo abbastanza collaudato? Ma partiamo dal presupposto che cioè neanche a pensare di non onorare il campionato, abbiamo un dovere morale, etico nei confronti prima di tutto nostri, nei confronti della società, nei confronti dei tifosi, quindi a prescindere chi giocherà abbiamo il dovere, come ho detto prima, etico e morale di dare il massimo ed è quello che faremo. E mi riservo ancora di pensare bene fino a domani le decisioni da prendere. Ecco, Tangorra aveva fatto benissimo a Monopoli, poi è stato esonerato, visto i risultati in casa non diciamo ecco positivi, è arrivato da Derio e ha dato questa scossa necessaria. Monopoli viene da due vittorie consecutive, soprattutto quella a Catanzaro, anche se all'ultimo secondo fanno capire che la squadra è in salute. Sì, comunque il Monopoli è una buona squadra, una squadra tosta, fisica, una squadra di categoria con ottime individualità, quindi sicuramente sarà una partita difficile, soprattutto per il fatto che loro hanno un solo risultato a disposizione, quindi credo che sarà una partita veramente tosta, però confido nella determinazione e nella capacità dei ragazzi nel cercare di ottenere il massimo risultato. Non ci sarà croce per squalifica nel Monopoli, però ci sono due ex col, diciamo ecco, non col dente avvelenato, però comunque agguerriti come Pisseri e Bacchetti. Ecco, lei chi teme in un certo senso, comunque secondo lei chi potrebbe essere determinante nel Monopoli per dare fastidio alla Juve Stabia? Ma come ho detto prima, il Monopoli è una squadra tosta, solida, al di là della motivazione in più che possono avere i due ex. E credo che Gambino sia un giocatore importante, probabilmente l'assenza di Croce magari potranno pensare di cambiare qualcosa, però è tutto il Monopoli che è una squadra tosta e soprattutto se motivata e determinata come sarà domani sicuramente ci darà tanto filo da torce, dobbiamo essere preparati proprio mentalmente ad approcciare bene la partita e soprattutto a leggerla e a interpretarla molto bene. Ecco, per quanto riguarda invece la Juve Stabia, le condizioni, perché purtroppo sappiamo che questo campionato è stato davvero strano, come ad Andria tutti disponibili o c'è qualcuno acciaccato? No, allora sicuramente non saranno della partita Romeo e Zillo, e in più non c'è neanche Rosania che ha un problema alla schiena. E poi, non ultimo, anche Favasulli ha chiesto un permesso giustamente accordato sia da parte mia della società per il fatto che probabilmente oggi diventerà papà e quindi penso che non ci sia gioia più bella per un uomo diventare papà. Quindi, diciamo, a parte questi quattro, ci siamo tutti. Vediamo comunque di mettere in campo la migliore formazione possibile e di cercare soprattutto di fare una partita gagliarda, tosta, determinata, come ho detto prima, perché abbiamo un dovere morale. Ecco, domani sarà l'ultima trasferta della stagione, se diciamo ecco, dovesse pensare a tutte le trasferte di questa sua gestione, qual è la più bella, quella che le ha dato maggiore emozioni? Ma devo dire che ce ne sono state tante, perché bene o male, a parte il primo tempo di Pagani, la squadra ha sempre risposto, forse la più bella credo sia stata la prima, perché eravamo senza 8 giocatori, la prima partita che facevamo fuori casa. Si è perso anche Cancellotti poi. Sì, subito Cancellotti, quindi è stata molto bella quella partita, però mi auguro che la più bella sia quella di domani.